Benvenuti su Smart Video, oggi vedremo insieme come aggiungere titoli e transizioni in Filmora. Ci vediamo dopo la sigla! Ciao, io sono Silvia e questo canale è dedicato a chi vuole autoprodurre immagini in movimento. Nella puntata di oggi ti mostrerò come rendere il tuo video più professionale. In modo particolare vedremo come inserire e personalizzare le transizioni e i titoli. Mi faccio piccolina e iniziamo il tutorial. Clicca sulla T e si aprono tutte le tipologie di testi in Filmora. Sono 4. Inizio dai titoli dei capitoli. Come vedi ce ne sono tantissimi e Filmora ti offre anche la possibilità di acquistarne degli altri come pacchetti aggiuntivi, ma anche soltanto con questi qua ce ne sono un bel numero tra cui scegliere. Fai il doppio clic e nel visore qua in alto puoi vedere l'anteprima e scegliere con calma qual è il titolo che preferisci. Ti dico subito che ogni titolo è composto da una parte di grafica e da una parte di testo. La parte di testo è ampiamente personalizzabile, puoi scegliere il colore, il carattere, il tipo di animazione e la dimensione. La parte di grafica invece non in tutti i titoli è personalizzabile e quando è personalizzabile unicamente nel colore. Scelto il mio titolo, lo prendo e lo trascino sulla timeline. Come puoi osservare, il titolo va a posizionarsi su una riga diversa rispetto a quello delle immagini video che avevamo allineato la volta precedente. A questo punto io faccio doppio clic e mi si apre questa finestra con le opzioni avanzate. Io mi metto dall'altra parte così do meno fastidio. Puoi guardare questa finestra delle opzioni avanzate e vedi che c'è ancora una timeline che questa volta ha tre linee diverse con tre clip in sovrapposizione. C'è un visore, c'è un tab con delle opzioni e in alto, sopra il visore, ci sono degli strumenti. Inizio la personalizzazione dalla prima clip in alto sulla timeline, che è quella dell'animazione, come puoi vedere. Faccio doppio clic e se osservo i tab, soltanto uno dei tre tab è attivo. Questo perché, come ho già detto, la grafica può essere soltanto in parte personalizzata. In questo caso posso personalizzare il colore. Vado nel tab centrale, c'è la finestrella del colore, clicco due volte sopra e da quella palette che mi si apre scelgo il colore che preferisco, il colore del mio brand, il colore quello che vuoi. Puoi inserire anche un codice esavalente e poi lo trascini ancora una volta nella finestra dell'opzione colore e come puoi vedere il colore è cambiato. Vado ora invece a personalizzare il mio testo. Il mio testo è formato, come puoi vedere, da due linee, che sono due clip distinte. Una è per il titolo, quello scritto più in grosso, e uno è per il sottotitolo. A questo punto io voglio personalizzare e utilizzare la font che ho scelto per il mio brand, la font che ho scelto sempre. Filmora può prendere i caratteri che sono installati sul tuo sistema operativo. Quindi se non l'hai ancora fatto, io ti consiglio di installare sul tuo sistema operativo la font che hai scelto per tutta la tua immagine coordinata. Per farlo, non sto a dilungarmi ora perché Salvatore Ranzulla ha scritto una guida essenziale e fondamentale e ti lascio il link nella descrizione qua sotto. Una volta che la tua font è installata, basta aprire il menu di selezione, come qualsiasi programma di videoscrittura, selezioni la tua font, a questo punto salvo, chiudo la finestra delle opzioni avanzate. Io sono molto contenta del mio titolo, per i colori e per la font. Però vorrei che avesse uno sfondo nero al posto che lo sfondo del video. Quindi che cosa faccio?
Vado nel contenitore con tutti con effetti e media, quello che sta in alto a sinistra, e seleziono quel tasto lì. Ho diversi colori che posso usare così come sono, posso personalizzare nel colore. Io voglio il nero, quindi lo prendo e lo trascino nella mia timeline sulla stessa linea dove io ho messo dove ho messo il mio video. Riguardi nel visore. Il titolo è esattamente sopra il mio nero. Devo fare un po' di trimming, così come abbiamo visto l'altra volta, per rifinire in modo che il titolo inizi quando già c'è lo sfondo nero e finisca prima che scompaia lo sfondo nero. Vado nel tab Titoli da terze parti minori, ne guardo un po', lo seleziono e lo trascino, ma vedo che lo spazio che mi danno non è sufficiente. Faccio doppio clic. E apro le opzioni avanzate. Quindi che cosa faccio? Se quello che mi dà non è sufficiente, ne creo io una così come mi piace. Le opzioni non sono tantissime, però possiamo fare comunque delle cose carine. Quindi, nelle tre linee della timeline, seleziono la prima in alto, che è quella della grafica, la prendo e la cancello. Vado invece negli strumenti in alto ci sono gli strumenti di disegno, apri il menu a trendina e vedi che ci sono diverse forme. Io prendo la più semplice, il rettangolo, clicco sopra, appare il mio rettangolo lo faccio grande e lo posiziono sulla parte destra dell'inquadratura. Cosa faccio? Torno sulla timeline e in automatico me l'ha messo sull'ultima riga, la terza in basso. Questo vuol dire che questo rettangolo coprirà tutto quello che c'è sopra, quindi anche i miei testi. Per cui lo seleziono, clicco su quella tendina e gli dico vai indietro, cioè sposta sullo sfondo. Adesso ai miei testi cambio il colore e scelgo anche la font che preferisco. Li posiziono sul rettangolo e faccio gli aggiustamenti che devo fare per spaziature e altro. Vado all'inizio e controllo un po' quello che ne è uscito. Sono abbastanza soddisfatta, però vedo che mentre i titoli hanno l'animazione che gli aveva dato Filmora, il mio rettangolo pam, appare un po' così ed è un effetto che non mi piace tanto. Quindi che cosa faccio? Seleziono il rettangolo. L'ultimo tab è animazioni e ce ne sono parecchie. Ne scelgo una e la metto sull'inizio e sulla fine della mia clip che simboleggia il rettangolo. Quella. Riguardo quello che succede, l'effetto mi piace, ma devo sistemare tutte le animazioni. In modo che prima entri il rettangolo, poi un testo, poi un altro testo e un'uscita, esca prima il testo, poi un altro testo, poi il rettangolo. Oppure i testi possono uscire anche insieme, però ovviamente la grafica di sfondo per far vedere i testi deve uscire per ultima. Quindi ancora una volta devo lavorare con lo strumento trimming, quindi mi avvicino alla fine, lo sposto e lo riguardo, lo sistemo, lo riguardo, lo sistemo. Dopo tutta questa fatica, la bella notizia è che la devo fare una sola volta video. Anzi, in realtà gli effetti li posso conservare anche per più video. Basta salvare il progetto. Quindi vado sulla mia clip, la seleziono, tasto destro, Ctrl-C, Ctrl-V, mi posiziono sul punto del video della timeline dove voglio incollare e a questo punto devo semplicemente fare doppio clic, andare a cambiare i testi perché ovviamente i vari titoli saranno 1, 2, 3 o quello che volete inserire e una volta che ho cambiato il testo lì dentro il mio video è creato, la mia suddivisione in capitoli è creata, ne posso creare 2, 3, 4, quanti ne voglio. E ora parliamo delle transizioni. La transizione è un effetto che si va a inserire tra la fine di una clip e l'inizio di un'altra clip per evidenziare o addolcirne il passaggio. E selezioniamo
proprio quell'icona che è fatta tipo uno slash e due freccine, questa simboleggia la transizione. Filmora divide le transizioni per funzionalità in due categorie, quelle decorative e quelle base. Le categorie decorative, lascio a te il piacere di esplorare in autonomia, sono quelle un po' più eccentriche. Seleziono, in questo caso la transizione push, come sempre la prendo e la trascino sulla timeline. Per simmetria la metto sia all'inizio che alla fine di una clip, perché di solito si usa la stessa transizione, soprattutto quando sono così vicine. La transizione è quella. Anche le transizioni hanno delle personalizzazioni, quindi faccio doppio clic e si può personalizzare sia la durata sia il punto d'ingresso della transizione. Le immagini credo siano più esplicative di tante parole. Io la metto che finisce sul taglio e in maniera simmetrica quella alla fine della clip la metto che inizio sul taglio. Chiudo le opzioni avanzate, ricontrollo e l'effetto che fa mi piace molto. A questo punto vado a prendere uno di quei tagli che avevamo lasciato la volta scorsa, i cosiddetti jump cut, cioè quelle inquadrature che saltavano, perché si ha la percezione di un salto tra la fine di una clip e l'inizio dell'altra. Per addolcire questo passaggio utilizzo una dissolvenza incrociata. La prendo, la trascino come sempre e la metto, sul mio stacco. Come vedi, l'effetto di passaggio è molto più dolce, ma siccome voglio rendere più fluido il video, cosa faccio? Doppio clic e al posto di 2 secondi di transizione, come Filmora dà di default, gli do semplicemente 1 secondo solo e così è un pochino più veloce. Un'altra transizione che si utilizza in questi passaggi, solitamente è la transizione flash. La transizione flash tende a sottolineare lo stacco, però ugualmente elimina quello che è la percezione di disturbo visivo. E lì la sperimentiamo, guarda, può piacerti, non piacerti, insomma, nelle transizioni rientra un po' tutto quello che è il gusto personale. Come sempre, se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale che mi incentivi a produrre altre videoguide di questo genere. E soprattutto riceverai le notifiche a ogni nuova pubblicazione. Qua di fianco c'è il link per scaricare la mia mini guida che ti dà alcune indicazioni per ricreare un set più o meno televisivo nel salotto di casa tua o nel tuo studio. Ti insegno un po' a gestire luci, microfono e attrezzatura. Un bacione e ci vediamo settimana prossima.